Tour de France è un'esperienza personale, collettiva, penso che non ha uguali. È un grande show che riparte ogni giorno con un'energia nuova, come se fosse appena iniziato. È regolato veramente come un orologio, dagli orari molto restrittivi, poi delle strade obbligatorie che devi fare. E non sbagliare gli orari, perché sennò non vai alla partenza. Ed esserci dentro questo meccanismo, essere una piccola rotella di questo meccanismo, ti gratifica tanto. Sto programmando la giornata di domani, una giornata dura. La corsa parte molto presto, alle 10, siamo a 70 km dall'hotel, andare alla partenza prevede di partire molto presto. Mi occupo dell'alimentazione degli atleti in corsa, dopo corsa, frutta, pasta, a giorni facciamo il riso, alterniamo con le patate, le bollite. Per seguire al meglio l'alimentazione degli atleti, entro nelle cucine degli alberghi, chiedo se mi possono ospitare, preparo la pasta, preparo la carne, lavo le verdure, la frutta, preparo le torte e hanno un'alimentazione adeguata. Una maltodestrina e fruttosio, una bibita, acqua, due barrette, una alla frutta, una al cioccolato, tre tipi di gel differenti, uno solido e due liquidi per il finale. E poi abbiamo due panini con la marmellata. Dopo la tappa, assieme al nostro Coren, stiamo tentando di rimettergli le gambe, di fargli le gambe perfette per la tappa di domani. Poi i meccanici sappiamo già che ognuno una volta si fa le bici, una volta l'avio, una volta vai col camion. Poi dà sempre un ulteriore controllo per essere tranquilli e sereni che quando andiamo alla partenza la bici sia perfetta. Sono gli ultimi ritocchi prima della partenza. Ok. Sì, va, Marco. Va? Sì.